Una città, lo sappiamo bene, non può essere completamente circolare per definizione, già che è necessario che vi siano flussi attivi da e per l'esterno dell'area urbana affinché essa possa vivere. E tuttavia possiamo immaginare qualcosa che sia il più vicino possibile a una città circolare, che ci permetta di pensare ad un futuro in cui lo sviluppo sostenibile sia una realtà concreta. E la mobilità può senz'altro giocare un ruolo determinante sia in termini di rispetto degli obiettivi quantitativi di sostenibilità a livello nazionale e a livello locale, e penso all'obiettivo dello share modale al 50% per modalità diverse dall'uso del mezzo privato, sia in termini di visione della città dove vorremmo vivere. Una città dove possiamo raggiungere, ad esempio, le nostre principali destinazioni in 10-15 minuti a piedi o in bicicletta. Impegnarsi perché i livelli di inquinamento non possano nuocere, alle persone esposte vuol dire, fra l'altro, poter abitare vicino ai luoghi di lavoro, anche laddove si tratta di attività produttive. Vuol dire realizzare percorsi verdi utilizzando verde architettonico e verde pensile che aumentino la gradevolezza degli spostamenti e concorrano al benessere delle persone.